e al suo contributo. Siamo arrivati a questo importante giorno per Rondine, cittadella della pace. Come ha vissuto tutto questo percorso fino ad oggi? Ma è stato tutto molto naturale, perché ho scoperto Rondine per caso, per il mio incarico istituzionale. Sono rimasta colpita dalle loro parole, ho voluto visitare questo borgo e ho trovato un'esperienza davvero splendida. Splendida perché si vive con semplicità nel quotidiano, si sperimenta che il conflitto esiste, che è difficile eliminare il conflitto, si può gestire il conflitto, lo si può affrontare con gli strumenti della conoscenza, del dialogo, capendo che l'altro ha delle ragioni e non solo dei torti. E questa formazione di questi giovani è una grande risorsa per il futuro dell'umanità, perché viviamo in un mondo molto disordinato, con tanti pericoli, con tanti rischi, e abbiamo bisogno di leader coraggiosi, però ci vuole più coraggio a fare la pace che non la guerra. Grazie, grazie mille.